più possibile andare avanti. Molti di noi si sono inguagliati con le finanziarie perché abbiamo dovuto prendere finanziarie. Siamo a Carbogna di fronte alla sede del consorzio di bonifica. I lavoratori di questo consorzio hanno 4 mesi di stipendi arretrati. Hanno deciso di protestare contro questa situazione che ormai si trascina da troppi anni. Hanno deciso di fare lo sciopero della fame. Ora sentiremo dalla loro voce cosa significa vivere con 4 mesi di stipendi arretrati, cosa significa mettere in campo iniziative di protesta così forti. Gianluca Trastus, dipendente del consorzio di bonifica. Da oggi è deciso di fare lo sciopero della fame. Sì, da oggi inizio a non mangiare più. E giorni a seguire probabilmente anche lo sciopero della sete, perché non è più possibile, visto che ormai non c'è rimasto altro per farci sentire, perché siamo andati più volte in assessorato, ci hanno fatto tante promesse e a fine risultati niente, zero. Addirittura ci avevano promesso che entro giugno ci avrebbero azzerato gli stipendi e dopo giugno abbiamo toccato le 8 mensilità in arretrato. Quindi non è più possibile, non ce la facciamo più a sentire le solite parole, ci stiamo lavorando. Io vado al lavoro e non prendo stipendio. Loro, se ci stanno lavorando, lo stipendio lo stanno portando a casa. Noi qualcuno no. Ti ha contattato per farti desistere da questa forte iniziativa di protesta? Solo i familiari per il momento, solo per i familiari e basta. Gli altri non gliene frega niente, il nostro problema. Il sindacato si è fatto vivo? Il sindacato qua non esiste, cioè esiste solo per figura. Basta pensare che ogni volta che siamo andati in assessorato, ogni volta che abbiamo manifestato per gli stipendi in arretrato, non sono mai fatti vedere, non sono fatti mai sentire. Stamattina è passato uno, addirittura ci ha anche applaudito. Quindi pensa un po' te a che livelli siamo. Io non capisco le segreterie regionali cosa stanno facendo, perché loro sanno di questa situazione e non sono mai intervenuti. Tu sei iscritto al sindacato? Non più, mi sono cancellato io e anche molti altri miei colleghi, perché non ci sentiamo rappresentati in nessun modo. Fin dove ti spingerai con questa protesta? Sinché il fisico mi sostiene, io andrò avanti. Se non otterrò niente qua, mi sposterò a Cagliari, in assessorato, addirittura in Viale Trento, perché io adesso chiedo e voglio un incontro con Pigliaru, visto che l'assessore all'agricoltura non ci ha dato risposte, adesso voglio sentire che cosa ha da dirci Pigliaru.